Cavaliere, siamo nell'Etna, una zona molto vocata per i vini. Voi fate tre DOC. Sì, noi facciamo tre prodotti da una sola DOC, quindi produciamo DOC Etna. I nostri vini si chiamano tutti quanti Mille Metri. Produciamo il rosso, il rosato e il bianco. Il carattere distintivo dei nostri vini è quello di essere prodotti innanzitutto soltanto con le uve coltivate e prodotte nei nostri terreni e vinificati con degli uvaggi in purezza. Quindi noi produciamo il Mille Metri Etna Rosso utilizzando un arello mascalese, vinificandolo in purezza, così come con il rosato, Etna Rosato, sempre Mille Metri Rosato, e poi il Mille Metri Bianco è prodotto con Carricante, anch'esso vinificato in purezza. Sono dei vini che chiaramente rispecchiano benissimo il carattere forte della nostra Etna e hanno una grandissima mineralità, dei bei profumi, anche perché prodotti appunto a 1000 metri di altitudine, dunque le forti escursioni termiche che vivono le uve nei loro ultimi periodi sulle piante producono appunto degli aromi particolari, soprattutto esaltano i profumi dei nostri vini. Un altro prodotto è un IGT, il Don Blasco, e questo vino è dedicato ad un monaco benedettino, Don Blasco Zeda, citato da Federico De Roberto. Il vicere, no? Il vicere, sì, infatti, e appunto leggendo il romanzo, nel 17° capitolo si legge della nostra azienda, che appunto questo monaco volle assolutamente comprare quando, a seguito della latinizzazione del clero, appunto vi fu la vendita a privati dei fondi benedettini, e l'ultimo proprietario prima della nostra famiglia è Don Blasco Zeda. Allora proprio per lui abbiamo dedicato questa nostra bottiglia che contiene un vino particolare perché appunto duro, un po' grintoso come Don Blasco, e quindi specchia benissimo il carattere di... Ecco, vediamo un pochettino questi vini, tra l'altro hanno un'etichetta anche molto bella. Per questo vino abbiamo scelto, appunto dedicandolo ad un monaco benedettino, un personaggio, una figura piuttosto classica, e di scegliere anche un'etichetta classica. È un po' un arello mascalese. Sì, sì, un arello mascalese in purezza, è rappresentato semplicemente il nostro caseggiato e null'altro. Questo vino viene vinificato chiaramente dopo la classica diaspatura, che ormai è eseguita comunemente per la vinificazione. Il pigiato viene macerato per un periodo di circa 15 giorni e poi la fermentazione dopo la separazione dalle bucce avviene molto lentamente a temperatura controllata all'interno di barrique in legno di allier francese, e lì appunto il vino rimane sempre anche per la malolattica e la maturazione. Chiaramente si seguono naturalmente i travasi, ma comunque rimane lì fino all'imbottigliamento. Voi siete produttori da quante bottiglie e quanti ettari? Noi attualmente abbiamo circa 10 ettari di vigneto in produzione, atteniamo la produzione di altri 8 ettari, sono degli impianti più recenti. La vinificazione nella nostra azienda si fa appunto dal 1880, l'anno in cui appunto fu acquistato questo territorio, questo terreno, diciamo, parte del feudo Cavaliere dai nostri antenati, e da sempre si è continuato a vinificare. Non imbottigliavamo prima le uve venivano vinificate, ma il vino venduto all'estero, in Inghilterra, Francia, in Italia, o venduto sul posto. E dal 2007, la prima annata che noi abbiamo portato in bottiglia, appunto il primo anno soltanto il Don Blasco, poi abbiamo iniziato con il bianco, il rosso, il rosato. Quest'anno è iniziata la commercializzazione del nostro primo rosso, il 2008, che viene appena da una premiazione fatta dal CERPIM, appunto è stato subito premiato, non appena commercializzato, quindi si vede che, insomma, il nostro lavoro
sta cominciando a dare i suoi frutti. Mille Metri, un nome suggestivo per un vino di montagna in un certo senso. Assolutamente sì, sempre prodotto appunto a Mille Metri, siamo sul versante sud dell'Etna come per gli altri. Questo Mille Metri è il primo anno che arriva in commercio, è un uvaggio del 2008, arriva in commercio e subito vince un concorso al CERVIM, appunto il concorso che si occupa dei vini di montagna, una medaglia d'argento, la notizia di qualche giorno. Anche questo è un anello mascalese in purezza, un vino dal colore intensissimo e molto denso, una gradazione piuttosto sostenuta in questa annata a 14 gradi, è molto, anch'esso molto ricco, minerale, lungo e anche molto morbido, un vino che si presta benissimo a qualunque tipo di pasto, ricco, molto gradevole. Vino importante, vino complesso, del resto i vini dell'Etna sono quasi tutti così. Grazie Margherita. A voi.